tutti, mi chiamo Fulvio Baruccelli e oggi parlerò di Michele Fest. Questo talk avrà una mini introduzione sul Fast System e poi farò essenzialmente una sessione di esempi relativo. Michele Fest è un acronimo che sta per BTV Fast System. Questo c'è, le strutture interne del TRFS sono basate su strutture B3. Le strutture B3 sono strutture d'albero utilizzate in informatica per memorizzare copie e chiavi da lavoro. Diciamo, il TRFS è stato presentato ufficialmente nel 2007. Vado abbastanza veloce perché il tempo è poco, per concentrarmi più sulle sessioni pratiche che sull'introduzione. È stato presentato nel 2007 e è stato inserito ufficialmente all'interno di Linux nel 2009. Nel 2010 appare il tool di gestione di TRFS che ho utilizzato per operare sul Fast System, l'ho uscito perché le prime patch sono state mie. Le feature principali: permette di effettuare la frammentazione online, la ridimensionalizzazione del volume sia in ingrandimento sia in funzione sempre online, l'aggiunta di funzioni device sempre con Fast System online, balance scrubbing online, gestisce vari livelli di RAID 1, 10, 5, 6, consente di effettuare snapshot, ha le opzioni per la compressione, ovvero possiamo memorizzare i file direttamente compressi, supporta file cloning, ovvero copia di file in maniera tale che i dati uguali abbiano sue istanze sul disco. Tutto il Fast System è protetto da checksum per intercettare le funzioni di dati e può essere interessante, che vedremo negli esempi. Le specifiche tecniche: queste sono una tabellina in confronto a BTRFS con XT4, ZFS e NTFS. BTRFS e ZFS sono quelli Fast System recenti, ZFS stiamo parlando del 2005 quando è stato presentato, quindi un paio di anni prima del BTRFS. È un Fast System molto maturo che è stato venduto fortemente da Sun. Come vedete, a livello di dimensioni di file, BTRFS e ZFS possono gestire file molto grossi, 16 exabyte contro 16 terabyte di TFS XT4. Il rapporto fra Terra e Exa è pressappoco 1 milione. Anche con direzione Fast System, sia ZFS sia BTRFS possono gestire Fast System fino a 16 exabyte, mentre NTFS è limitato a 256 terabyte. L'implementazione, non la Super Fast System, e XT4 arriva fino a un exabyte. Snapshot subgruppe. Un BTRFS può essere partizionato in subgruppi. Dal punto di vista utente, subgruppe non è quasi una directory. L'importanza del subgruppe è che esso può essere snapshotato, ovvero su forma istantanea, in maniera atomica, tutto il Fast System che sta all'interno del subgruppe. Questa qua è una feature molto utile per i backup. Un'altra caratteristica dei snapshot è che sono hanno un bassissimo spazio di volume, cioè memorizzata spazio di spazio, memorizzato solo la differenza tra il subgruppo originario e lo snapshot. Un'altra cosa importante di subgruppi è la possibilità di essere spediti da un file system all'altro. Anche questo vedremo nell'ultimo esempio e sarà utilizzato per backup. BTRFS, questo qua è il tool di gestione, è un tool a linea di comando. La cui sintassi è quella tipica di questi tool, ovvero BTRFS, che è il nome del comando, il gruppo di comando che si vuole eseguire è il comando stesso. Noi abbiamo diversi gruppi, subvolume, file system, device, ogni quale c'è diversi argomenti. Negli esempi vedremo un altro uso di BTRFS di alcuni di questi comandi nel dettaglio. Ok, passiamo alla sessione pratica. Riuscite a leggere? Sì. Salutare.
Allora, per esigenze didattiche ho creato 7 loop device. Pensate che siano dei dischi. La prima cosa che faremo è creare un file system di TRFS. Possiamo impostare la label, settare i profili per i metadati, profili RAID dei metadati e profili RAID per i dati. Allora, cosa sto facendo? Sto creando un file system di TRFS che usa 4 dischi, da loop 11 al loop 14, e gli sto imponendo di utilizzare un profilo RAID 1 per i metadati e un profilo RAID 1 per i dati. BTRFS può gestire differenti profili per dati e metadati. Per dati praticamente si intende il contenuto del file, per metadati tutte quelle informazioni che consente di gestire il file system, per cui il nome del file, proprietario, attributi, attributi estesi, cioè permessi e quant'altro. Qua abbiamo un primo comando di BTR, per tutto BTRFS. Questo tool ci consente, vediamo un po' se non è con la dimensione font, riusciamo a essere. Allora, questo comando mostra tutti i file system di tipo BTRFS che esistono nei vari dischi. In questo caso ci dice che i dischi loop 14, 13, 12, 11 contengono un file system la cui label è Doomsday 2013. Vediamo un altro comando. Basta che cito uno qualunque dei dischi coinvolti, automaticamente il sistema utilizzerà anche gli altri. Allora, il comando per system disk usage fa vedere come i chunk sono allocati sui dischi. Cos'è un chunk? La struttura dati di TRFS memorizza le posizioni dove sono allocati dati in termini di posizione logica. Attraverso i chunk, dalla posizione logica si risale alla posizione fisica. Tipicamente, per la struttura dati viene organizzata l'informazione, il contenuto del file tipo sta alla posizione logica 1, 2, 3, 4. Il chunk mappa la posizione logica 1, 2, 3, 4 sui dischi coinvolti. In questo caso vediamo chunk data RAID 1 che utilizza il loop 13 e il loop 14, per cui tipicamente l'informazione chunk dice la posizione 1, 2, 3, 4 è memorizzata sui dischi loop 13 e loop 14 con profilo RAID 1, quindi mirroring, alle posizioni fisiche 4, 5, 6, 7, 8, 9. Poiché l'ho appena creato, ci stanno tutta una serie di chunk che poi dopo un balance possono sparire. Vediamo essenzialmente quelli importanti: data RAID 1, metadata RAID 1 e system RAID 1. Questi qua ci dicono che i chunk hanno tutti un profilo RAID 1 e che occupano, per esempio, il chunk data RAID 1, il disco loop 13 e loop 14. I metadata RAID 1 occupano il disco loop 11 e loop 12. System RAID di nuovo loop 13 e loop 14. In BTRFS per RAID 1 si intende il mirroring su due dischi separati. Anche se a disposizione 4 dischi, 5 dischi, utilizzo sempre 2 per ogni chunk.
Poi chiaramente possono essere scelte diverse coppie. Durante l'allocazione la strategia è quella di individuare i dischi chiaramente più buoni. Adesso apriamo un file. Dato in mega. Se lanciamo il comando di prima, vediamo che nell'ultima riga abbiamo visto la locazione all'interno del data RAID 1, il ciclo data RAID 1, per cui i dati sono finiti là dentro. Adesso vediamo uno degli aspetti più interessanti di questo file system, ovvero la possibilità di migrare un profilo RAID 1 a profili diversi. Per farlo si utilizza il comando balance start -v -m convert uguale thread machine -d convert uguale thread 5 mnt -rfs. Sbagliato, non uscirò lo spazio. Cosa sto facendo? Sto convertendo i chunk data e metadata da un profilo RAID 1 a un profilo RAID 5. Questa è un'operazione che richiede un po' di tempo, che non fa altro che copiare i dati e li scrivi sul disco, creando le parità e quant'altro. Se andiamo nello stato dell'uso dei dischi, vediamo questo. Intanto sono spariti quasi tutti i chunk single. Quello è un artefatto della formattazione, che comunque all'inizio compaiono sempre ma non vengono utilizzati se si utilizzano livelli RAID di tipo RAID 1, 5, 6. E dopodiché è stato creato un chunk RAID 5 che occupa tutti i dischi, un chunk metadata RAID 6, system RAID 6, che anche loro occupano tutti i dischi. In BTRFS i profili RAID 5 e RAID 6 occupano tutti i dischi disponibili. La differenza tra RAID 5 e RAID 6 è il grado di tolleranza alla perdita di un disco. RAID 5 può tollerare la perdita di un disco, RAID 6 può tollerare la perdita di due dischi. Infatti, se guardate sotto la colonna data RAID 5, vedete che occupa 1 giga per ogni disco, totale 4 giga. Però in realtà spazi disponibili sono 3 giga, perché un disco viene utilizzato come ridondanza. Su metadata RAID 6, anche là è stato allocato 512 MB su ogni disco, totale 2 giga. Poi in realtà, nell'ultima riga, vedete, quello spazio disponibile, lo spazio disponibile è 1 giga, perché gli altri due dischi sono ridondanti. Adesso vedremo come si aggiungono e tolgono dischi al file system. Per farlo si utilizza il comando device add dev loop, quindi 15 in questo caso, ma anche btrfs. L'aggiunta e rimozione di un disco istantanea. Andiamo alla situazione. Vediamo che abbiamo 5 dischi adesso. Lo spazio disponibile è salito da 1,56 terabyte a quasi 2. Notate che non sono stati cambiati i chunk già allocati, per cui il data RAID 5 e il data RAID 6 continuano a occupare sempre i soliti 4 dischi. Io ho semplicemente aggiunto lo spazio potenzialmente utilizzabile. Quando il chunk data RAID 5 sarà saturo, il sistema ne allocherà un altro e questa volta utilizzerà tutti i 5 dischi. Adesso proviamo a togliere un disco. Togliamo il loop 12, per esempio. In questa maniera, questa versione richiede tempo, perché deve spostare tutti i dati che attualmente sono sul disco loop 12, non disco usato, dove c'è spazio disponibile. In questo caso vedremo che sposterà sul disco loop 15. Questo perché il disco loop 15 era quello più vuoto. Come ho detto prima, la strategia di allocazione di questi tre dischi è in piedi.
questa maniera vi ho fatto vedere come è semplice cambiare il profilo RAID e aggiungere e togliere i dischi. Tutto questo mentre fa il sistema online, eh? Se c'è un utente che lo sta utilizzando, virtualmente lui potrebbe non accorgersi niente, giusto un lieve rallentamento. Adesso vediamo un'altra caratteristica, come viene gestito la perdita di un disco improvvisa nella rottura. Si monta il file system. Rimuoviamo virtualmente un disco, per esempio del loop 11, e montiamo di nuovo il file system. Devo specificare l'opzione degrado, anzi no, facciamo vedere un'altra cosa. Il comando file system show, se vi ricordate, fa vedere lo stato dei file system all'interno dei dischi. Lui continua a mostrarvi il file system chiamato Linux del 2013. Dice che occupa 4 dischi, elenca i 3 esistenti e dice un'ulteriore informazione: un disco è mancante. Per montarlo devo specificare l'opzione degraded, altrimenti il sistema si rifiuta di montarlo. Anche qua posso specificare qualunque disco valido. Se faccio disk usage, lui mi fa vedere tutti e 4 i dischi. In realtà sul primo, loop 11, vedete che lo spazio non allocato sono 16 exabyte, in realtà quello è un meno 1 ed è un valore impossibile. Quindi infatti c'è un problema. Per risolverlo cosa devo fare? Devo aggiungere un disco. Aggiungiamo loop 16 per esempio. E questo diciamo, ancora non ha comportato spostamento di dati e devo togliere quello mancante. Il loop comando device serve chiaramente ad aggiungere e togliere i dispositivi anziché passare un percorso di dispositivo che ho passato missing, che indica fra system togli i dischi che non sono online. Ovviamente questo comporta spostamento di dati e si chiede tempo. Adesso ho fatto. Come potete vedere, è sparito loop 11 definitivamente e loop 16 adesso è stato utilizzato. Praticamente ha spostato i dati che erano su loop 11 su loop 16. Però loop 11 non è disponibile. Per cui per il flusso di dati ho utilizzato la parità del sistema RAID 5 e RAID 6. Un'altra peculiarità è che io non posso togliere i dischi oltre un certo livello. Per esempio, RAID 5 ha bisogno di almeno 3 dischi. Se io ho 3 dischi non posso toglierne uno. RAID 6 ha bisogno di 4 dischi sotto BTRFS. Per cui se ho meno di 4 dischi o 4 dischi non ne posso togliere uno se ho proprio RAID 6. In questo caso devo aggiungerne uno e poi togliere il missing. Queste caratteristiche sono notevoli. Devo fare un paio di avvertenze. RAID 5 e RAID 6 sono dei livelli RAID aggiunti di recente, mi sembra inizio 2013, e ancora non sono considerati perfettamente stabili. Inoltre alcune feature non funzionano su questi livelli RAID, che poi vedremo in seguito. Adesso vediamo i dischi. Chiama il sistema. Adesso vi farò vedere i subvolumi. Quando mi chiamo il sistema BTRFS, di fatto implicitamente viene creato un subvolume. Un subvolume rappresenta un file system, essenzialmente, potete vederlo anche in una directory. Il mio subvolume è creato e si chiama default. Io all'interno di questo subvolume posso creare un altro.
La sintassi è sempre la stessa, l'IPFS è il gruppo comando e il comando, in questo caso su room create. Proviamo su 1. No, ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato diretto, scusate. Ah, non ho montato. Allora, creiamo su volume. Come ho detto, lui compare né più né meno come se fosse un directory. L'unica cosa che gli distingue è il fatto che ha come inode number 256. Questa è una costante. Popoliamolo. Creiamo un file da 3 mega. Comando per system df consente di avere un'idea dei dati allocati e disponibili. Vedete che data usata 3 mega 25, perché abbiamo creato un file da 3 mega. Adesso provo a fare uno snapshot. Lo snapshot non è altro che una copia di un subvolume. Il vantaggio dello snapshot è che è istantanea, fa una fotografia di tutto il system istantaneamente e non occupa virtualmente spazio. Difatti, potete vedere sia sub 1 sia sub 1 meno snap contengono tutti e due un file da 3 mega. Però se faccio df, vedo lo spazio occupato è ancora 3 mega e 25. I due file, essendo uno lo snapshot dell'altro, puntano tutti e due ai stessi dati. Attenzione, questo qua è una gestione file system. Se io vado a modificare uno di due file, per esempio scrivo il primo mega del primo file, adesso i due file hanno un primo mega differente, vado a fare l'occupazione sul disco, vedo l'occupazione sul disco è salita a 4 mega. Cosa significa? Che gli ultimi 2 mega continuano a essere in comune. Il primo mega che ho sovrascritto adesso è privato uno per ogni file. Quando si ha file system molto grossi, la possibilità di uno snapshot mantenendo in comune i dati è veramente un benefit e non un'indifferenza. Così come si crea un subvolume, lo si distrugge. Una cosa che vi ho detto, uno snapshot è a sua volta un subvolume. Io vorrei fare uno snapshot e uno snapshot. La struttura è la stessa, cioè semplicemente la relazione padre-figlio che può essere utilizzata con un comando che vedremo dopo. Infatti, se vedete gli enode, vedete che tutte e due hanno sempre un enode di tipo 256. Adesso cancelliamoli. Anzi, non la volta. Il BTRFS, la cancellazione sul volume, è istantanea.
in realtà lo si marca come cancellato e poi c'è un processo in background che si occupa della cancellazione vera e propria. Questo è fatto in modo di efficienza, perché cancellare un subvolume intero si possono fare alcune ottimizzazioni. Se io cancellassi un file alla volta sarebbe molto più lento. Richiamo il subvolume sub 1. Vogliamo del file. Facciamo un altro snapshot. Questa volta lo faccio alle donne. Ok. Di default i snapshot di TRFS sono scrivibili. Questa non è una cosa così scontata. Ok, adesso vi faccio vedere il comando send. Il comando send serve per trasferire un subvolume da un file system all'altro. Pensate a una sorta di copia, che vedremo però a dei vantaggi. Faccio un TFS send il subvolume single pipe di TFS. Se vi ricordate all'inizio ho creato due file system BTRFS, uno montato sotto BTRFS1 e un altro sotto BTRFS2. Quello che sto facendo è spedendo un subvolume da un file system all'altro. In questo caso per semplicità utilizzo il simbolo del pipe, però volendo potremmo utilizzare anche SSH per trasferire una macchina a macchina remota. E qui adesso ho praticamente sia il subvolume sia il subvolume che lo snapshot, c'è un file 3 mega e vado su BTRFS2 e vedo che ho anche là un file 3 mega sempre in termini subvolume. Adesso vediamo un'altra cosa. Se vado a misurare la quantità di dati che ho spedito, scopro più o meno spedito 3 mega, che è la dimensione del file, e fin qua nessuna sorpresa. Adesso modifichiamo il subvolume originario. Aggiungiamo un file, facciamo un altro snapshot. Ok, abbiamo dato lo snapshot 2. Qua abbiamo un file da 4 byte e un file da 3 mega. Anzi, scusate, devo creare only, perché sempre funziona solo su snapshot 3 only, per cui creo snapshot 3. Faccio btrfs send meno p sub 1 meno snap 1 sub 1 meno snap 3 btrfs design. Cos'è successo? Ho utilizzato lo stesso quando prima send, però ho messo l'opzione meno p sub 1 snap 1. Lui cosa fa? In questa maniera io gli dico: guarda, il secondo snapshot è parente del primo, per cui lo tutto a computare le parti che hanno in comune e praticamente manda in standard output solo la differenza tra i due subvolumi. E save fa il discorso contrario: lui riceve la differenza, sa che c'è un altro subvolume parente
edita tutte le informazioni che rimangono. Per cui se vado a vedere la quantità di dati che ho inviato, io ho inviato semplicemente 512 byte, però su uno snap 3 conteneva un file da 3 MB che passa. Questo è dimostrarvi che send può computare anche differenze. Andiamo per la situazione dall'altra parte. No, non 3, 2. Allora, i due sub snapshot, due subvolumi. Ognuno contiene il file da 3 MB e il file da 4 byte. Però se faccio, se mi vedete il disco, se faccio file system df mmt rfs2, vedo cotizza solo 3,25 MB. Quindi sender side non solo hanno trasmesso la differenza tra due snapshot, ma dall'altra parte Reside ha ricostruito i snapshot su volumi mettendo insieme le parti comuni, per cui non ho perso efficienza a mandare una coppia di subvolumi da un file system all'altro. Adesso l'ultimo esempio che voglio fare per oggi, si montiamo il file system. Creiamo i dischi, creiamo un file system con profilo Red 1. Quindi ho creato un file system con modalità Red 1, sia su data che metadata. Ci capirete un file che è composto da sequenze di caratteri ABCD, 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 che vedete di molte volte. Se faccio XXD su vedo che il file è composto da sequenza BCD, BCD, BCD. L'ultima cosa da considerare, la prima parte è semplicemente la rappresentazione esadecimale del contenuto. Ok, allora io ho copiato questo file interno al file system BTRFS. Il mio obiettivo è quello di corrompere il file system e di mostrarvi la funzionalità dei checksum. Per prima cosa devo capire questo file dove viene memorizzato fisicamente. Lo dovrò fare in due step. Primo step è FileFrag. FileFrag è un tool usato per gestire la frammentazione del file. Nel nostro caso mi ritorna la posizione del file. È il numerello 26.93.12. In realtà quello è il numero di blocco, perché la posizione fisica dovremmo pubblicare il 4096. C'è un due step da fare. Come vi ho detto prima, il TRFS basa locazioni su chunk, che trasforma posizione logica a posizione fisica. Quel numerello là in realtà è una posizione logica. Esiste il tool di TRFS Map Logical che mi permette di salire dalla posizione logica a posizione fisica. 26, 93, 12 per 4096 per 2.15. Cosa mi dice il comando di TRFS Map Logical? Mi dice che la posizione logica 1103101952, che non è altro che 26.269.312 per 4096, corrisponde alla posizione fisica
1083 bla 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 sul device top 12 e a quell'altra posizione fisica sul device top 11, perché il file system ha un profilo red 1, quindi mi dice dove sta fisicamente il dato. Se io devo fare if uguale dev 11 skip 10 83 17 9008 adesso uguale 1 uguale 3 facciamo 80. Ho sbagliato? Ah sì, è l'ultimo giudice. Vedete, ritorna abcd, che è il contenuto del file, che è colto del file all'interno del disco. Si mostra il file system. Andiamo a modificare il disco. Cioè praticamente vado a modificare quel file, vado a modificare il disco laddove è contenuto il contenuto del file. Se io faccio la versione prima, vedete che non ottengo più solo ABCD, ma ottengo 1, 2, 3, 4 new line, perché me l'hanno messo, perché l'eco mette anche new line BCD, ABCD, ABCD, per cui ho corrotto il file. Che succede se rimonto file system di TFS? Questo potrebbe non cat mnt di TFS. Cosa vi aspettate? Il? All'originale. Esatto. Perché? Questo è più difficile. Non so se per il raid. Adesso scopriamo. No, ci è andata bene. Guardate le ultime tre righe. Le penultime due dicono che la checksum è fallita relativamente ai nodi 257. Infatti il file è corrotto alle nodi 257. E l'ultima riga ci dice che lui ha provveduto a correggere il file sul disco e chiaramente ha ritornato il file corretto. Attenzione, quest'ultimo aspetto non è banale, perché tipicamente fino a poco tempo fa i file system erano montati su un RAID, su un livello RAID. Qual è il problema? Che il livello RAID, quando aveva una produzione silente, non sapeva qual è il dato buono e qual è il dato cattivo. Con questa integrazione tra livelli RAID, file system e checksum, il file system vuol dire attenzione, il dato buono è questo, per cui quando devi costruire il dato parti da questo e copi su un micro sbagliato. E questa qua è una delle aspetti che questo ha apprezzato in ZFS. E BTRFS, quando è stato sviluppato sin dall'inizio per implementare anche questi aspetti. Sì, adesso io ho finito, non so se avete domande. A livello prestazionale, soprattutto su piccoli file. Su piccoli file è abbastanza efficiente, anche perché non l'ho detto, ma prevede come fai i propri caratteri con questo online hanno quasi meno data. Il problema grosso è per esempio per quelle applicazioni che fanno programmi sync, praticamente database oppure gestione di pacchetto. Se volete provare a fare un aggiornamento in Ubuntu, una Debian su un file system di TFS, invecchiate, cioè ci mette una notte praticamente. Ci stanno tutti i problemi da ciò. Per esempio è possibile singoli file utilizzando l'utility check-up,
meno C piccolo o meno C grande, non mi ricordo, disabilitare il proprio write, il checksum su quei file, per cui frequenti sync diventa un problema minore. Per aggiornamenti pacchetti ho sviluppato una tecnica che presentai un paio di anni fa, che consiste nel fare un snapshot del file system reboot all'inizio del aggiornamento, fare l'aggiornamento con sync disabilitati, è possibile, e dopodiché se si è arrivati alla fine si cancella lo snapshot, se c'è stato qualche problema si fa ripartire il sistema dallo snapshot. In questa maniera non è più necessario imporre sync, le prestazioni diventano dignitose. Nell'uso normale, onestamente, io lo utilizzo dal 2010 abbastanza bene, probabilmente un po' più lento per dei vari X4.